l'effetto della risoluzione e del cambio della dinamica non su un'immagine o su un video, cosa a cui siete probabilmente abituati, ma su un campione sonoro. Questo è un programma di elaborazione suoni chiamato Audacity, che è un software libero e facilmente scaricabile, che ci permette di osservare la forma d'onda di un campione e di modificarlo. Questo è il campione originale registrato a 44.100 Hz, cioè la frequenza di Compact Disc, e la qualità sonora è comparabile. Adesso proviamo a modificare la qualità della registrazione ricampionandola a 16.000 Hz e avrete una qualità sonora simile a quelle delle radio e modulazioni di frequenza. Abbassiamo ulteriormente la qualità della registrazione fino a 8 kHz e otteniamo una qualità tipo radio AM. In quest'ultimo stadio di bruttificazione del suono, non solo la frequenza del progetto è 8 kHz, ma abbiamo anche ridotto la dinamica a 8 bit e ridotto il campione a campione mono. Si nota infine che il grande impatto della riduzione della fedeltà non è tanto sulla frequenza di campionamento, come si vede le dimensioni sono circa identiche, ma è molto forte quando riduciamo i bit della dinamica, quindi si passa da un originale di circa 3 mega a un campione di scarsa qualità, ma di soli 156 kilobyte.